Gallo Pirucchio chiama a raccolta i suoi sudditi e parla così. Abitanti del mio pollaio, attenzione! Stamattina il contadino ha erogato con un veleno potente le piante per difenderle dagli insetti. Per tutta la giornata nessuno esca a mangiare qualcosa nel campo. Rimanete tutti nel cortile. Mangerete soltanto ciò che porta la massaia. Tutte le galline hanno capito il grande pericolo. Nessuna è uscita dall'aia per tutta la giornata. Mamma Chioccia ha radunato i suoi pulcini e ha ripetuto le raccomandazioni di Gallo Pirucchio. Pulcini miei, nessuno esca dal cortile a mangiare qualcosa nel campo. E i pulcini hanno obbedito a Mamma Chioccia. Solo Calimero non ha dato retta alla mamma. Si è infilato nella rete del cortile ed è andato nel prato in cerca di cibo. Becca qui, becca là, e Calimero arriva davanti a una pozzetta piena di liquido giallo. Sembra una crema, con un profumo tanto buono. Che cucagna! Ne farò una bella scorpacciata! Calimero mette il becco in quella crema gialla e mangia, mangia, dice tra sé. Com'è buona! Chissà perché il babbo e mamma Chioccia hanno proibito di uscire dal cortile e di mangiare questa buona crema. Con lo stomaco pieno, Calimero si stende al suolo per dormire un po', ma invece è colto da forti dolori. Non ha più la forza di alzarsi per ritornare a casa. È scomparso il sole, appare la luna, appaiono le stelle, è ormai sera. Calimero, disteso a terra, si sente tanto male. Intanto nel pollaio, Gallo Pirucchio dà la buonanotte e le galline vanno a nanna. Anche mamma Chioccia con i pulcini entra nel pollaio. I pulcini, sotto le ali della mamma, dormono tranquilli. Là fuori è buio, si vedono solo le stelle. Però mamma Chioccia non può dormire, sente una grande tristezza nel cuore. Come può dormire mamma Chioccia? Lei lo sa che durante la notte le faine, le donnole girano per assaltare e divorare galline, pulcini, uccelli, topi, eccetera. Il mio povero Calimero cosa farà? Dove sarà? Come se la caverà? Appena spunta il sole, Gallo Pirucchio e mamma Chioccia mandano i due galletti più coraggiosi e svegli in cerca di Calimero. Finalmente i due galletti hanno trovato Calimero. Era pieno di freddo, di paura e con forti dolori al ventre. L'hanno preso sotto le ali e l'hanno riportato a mamma Chioccia. Essa gli ha dato subito una buona purga. Non era certamente saporosa come la crema che Calimero aveva mangiato, ma ha dovuto prenderla per forza, per guarire dai dolori. Appena guarito, mamma Chioccia ha fatto a Calimero una bella predichetta. Ora in avanti spero che non metterai più nulla in bocca senza aver chiesto alla mamma. Hai visto cosa ti è successo? Disubbidire alla mamma è sempre brutto. E tante volte quando non si ubbidisce la si paga molto molto cara.